Alleluia, alleluia, alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua si conclude davvero con una solennità straordinaria. Straordinaria per la portata e il significato. Straordinaria per gli effetti che essa comporta se ci lasciamo inabitare dallo Spirito Santo, il Dio d'amore santificato con i suoi 7 santi doni, di cui molto bene San Paolo, in quell'estratto della lettera ai Romani, che oggi a questa vigilia pentecostale è la seconda lettura, ci propone. C'è una promessa che ci precede e c'è un amore di Dio che ci precede. E quanto apprendiamo dal libro del profeta Ezechiele, che attraverso la chiara simbologia delle ossa che riprendono vita, prelude alla resurrezione dei corpi, alla vittoria di Gesù sulla morte. Ciò che mortificava l'uomo dal peccato originale in poi, ciò che faceva dell'uomo uno schiavo del tempo. A partire dal momento in cui il Verbo prende carne, il Figlio di Dio si fa uomo, viene prospettata a ciascuno di noi l'eternità. Se infatti qualcuno dicesse: ma Dio conosce il futuro, certamente lo conosce, ma sarebbe in un certo qual modo minimizzare e mortificare il Signore, perché Dio è al di fuori, è al di sopra del tempo. Dio non è qualcuno che conosce ciò che prima non conosceva. In Lui tutto è compiuto. Egli è colui il cui atto è l'essere, è l'esistenza. Ipsum esse subsistens, diceva San Tommaso d'Aquino, colui che l'essere è lo stesso atto, la stessa azione, la stessa sussistenza. E Dio che ci ha resi in Cristo suoi fratelli, Dio che ci ama, che è nostro Padre, che è nostro Creatore, può sembrare un paradosso che Dio è allo stesso tempo Padre, allo stesso tempo nostro fratello, si fa nostro compagno di cammino, si fa nostro sposo dell'anima con lo Spirito Santo, ma è così, è colui che con una parola soltanto spiega tutta la dinamica del creato. Colui che muove il sole e le altre stelle ci fa capire come nell'amore si spiega ogni cosa, si spiega la dilatazione dell'universo che in una frazione super, iper, ultra, infinitesimale di espansione creò il famoso Big Bang, l'inizio della vita. E nello stesso tempo questa espansione dell'universo indica che cosa? Come da uno spazio che prima era limitato c'è stata una dilatazione, perché tutto l'universo, anche nella sua dinamica, anche nelle sue leggi dell'astrofisica, rivela un pensiero del Signore, del Creatore, che soggiace a tutto ciò che ha fatto al di fuori di se stesso. E questo pensiero e questa volontà che fa la sua natura, come ci ricorda San Giovanni, è l'amore. In virtù della coerenza delle scritture, la rivelazione di Dio rappresenta a sua volta una manifestazione del suo amore, perché solo chi c'è amico ci rivela i suoi segreti, ci rivela ciò che è, ci rivela ciò che fa. Prelude a un'altra cosa molto importante, la discesa dello Spirito Santo che animerà la vita della Chiesa. Lo Spirito Santo che si manifesta nella vita dei credenti, nella vita della Chiesa nascente, 50 giorni dopo la risurrezione. Qui abbiamo una splendida icona che ci mostra la discesa dello Spirito Santo sulla Beata Vergine Maria e gli Apostoli nel Cenacolo, e la Chiesa nascente, e questa Pentecoste indica in un certo qual modo non la supplenza di Gesù che si sottrae dalla visibilità
dei suoi apostoli dopo 40 giorni dalla risurrezione. Ricordate, domenica scorsa era l'ascensione che abbiamo celebrato. Ma la Pentecoste vuole manifestare un progresso di questa vicinanza, di questa prossimità di Dio a noi, perché grazie allo Spirito Santo che abita in noi, che si manifesta visibilmente sotto lingue di fuoco, ecco, le vedete lì, le fiammelle sulla testa o le aureole degli apostoli, c'è una relazione ancora nuova e ulteriore dell'umanità con la divinità. Cioè noi siamo riempiti di Spirito Santo, siamo pregnati, assorbiti, illuminati, riscaldati dallo Spirito Santo, da Dio stesso, e lo viviamo nel battesimo. Non a caso si accende il cielo pasquale, anche se non è tempo pasquale, durante il battesimo, ed è nel battesimo di Gesù che lo Spirito Santo si manifestò attraverso la forma di colomba. Ma ancora prima lo Spirito Santo, che è il Dio d'amore che feconda e dà vita ogni cosa, si manifestò nell'Annunciazione. Ecco perché abbiamo splendide pitture, rappresentazioni dell'Annunciazione del Signore, dove si vede la Vergine Santa nella sua casetta di Nazareth in ascolto al messaggero di Dio, l'Arcangelo Gabriele, che le rivelerà questo progetto su di lei, non senza il suo assenso di volontà, non senza la sua libertà. Meraviglioso, perché senza libertà non può esserci amore, non può esserci responsabilità, non può esserci progettualità. E noi, come diceva, e concludo perché mi dispiace vedere le mascherine, come diceva San Paolo VI, dobbiamo instaurare la civiltà dell'amore. Ieri era il centenario dell'ordinazione sacerdotale di San Paolo VI, Papa, che credo tutti ricorderete, lo ricordo io, quando morì ero bambino, era il 1978, che come progetto da Papa ebbe quello di inaugurare, dopo le barbarie delle due guerre mondiali, i totalitarismi, fascismo prima, comunismo poi, dopo quelle tragedie che l'umanità conosceva a destra e a manca, la cortina di ferro, la guerra nel Vietnam, la minaccia nucleare, risolvere tutto instaurando l'amore, attraverso il dialogo, avvicinando i popoli, svolgendo e facendo svolgere alla Santa Sede un'intensa attività diplomatica senza precedenti. E fu lui anche che inaugurò, come sappiamo, i viaggi all'estero, il primo Papa che andò a Gerusalemme e poi ancora in Uganda, in Africa, dove canonizzò il catechista, il giovane, il ragazzino catechista Chisito con i suoi compagni, e poi ancora nelle Filippine, dove scampò un attentato alla baionetta Paolo VI, perché c'erano anche fanatici che non accettavano il suo spirito innovatore, perché è difficile mettersi all'ascolto della voce dello Spirito Santo. E come ci ricorda un vescovo di cui è in corso il processo di canonizzazione, Don Tonino Bello, e come ho riportato oggi anche sul nostro sito e sul nostro social network, la Pentecoste è una festa difficile, perché ci invita a liberarci da tre complessi. Sì, noi alle volte siamo complessati. E quali sono questi complessi? Primo, il complesso dello scoglio. Secondo, il complesso dell'una tantum. Terzo, il complesso della serialità. Il complesso dello scoglio che cos'è? Noi siamo un poco come le cozze, come le ostriche. Io forse parlo difficile, ma parlando così mi capite meglio. Ci è voluto Don Tonino Bello, un pastore molto migliore di me. Cioè restiamo attaccati alle nostre sicurezze, come fanno i mitili sugli scogli, no? Non vogliamo muoverci, non vogliamo darci da fare. Alle volte, ecco, ma può succedere anche a noi preti, ci conviene quasi quasi che c'è stata questa ristrettezza. Lavoriamo di meno, lavoriamo da casa, non facciamo le messe con il pubblico. Ecco, no. Dobbiamo, come l'universo che si espande, uscire da noi stessi.
Papa Francesco parla in altri termini, ma è lo stesso, della cultura dell'incontro, la Chiesa in uscita. Poi dobbiamo liberarci dal complesso dell'una tantum. E ogni tanto vado a messa, ogni tanto faccio un'opera buona, ogni tanto. No, la vita cristiana non è la vita dell'ogni tanto, è la vita della costante crescita nell'amore. Gesù fece guarire i malati, fece udire i sordi, fece parlare i muti, fece vedere i ciechi, fino a quando poi il miracolo eclatante risuscitò i morti, la figlia di Giairo, il figlio della vedova di Naim, Lazzaro. E fu lì che i farisei si arrabbiarono e decisero di metterlo a morte, perché era troppo grande quello che faceva. E al di là dei miracoli, si donò a noi sul grande miracolo della croce. Miracolo perché il miracolo dell'amore è il miracolo della vita che ha il sopravvento poi sulla morte, il mattino di Pasqua con la risurrezione. E anche noi cristiani dobbiamo vivere da risorti, non da angeli delle tenebre, da fantasmi fantasmagorici, ma dobbiamo vivere da figli della luce, da persone risorte, non da cani addormentati o bastonati. Non va bene questo. E infine, ecco il complesso della serialità. Fare sempre le stesse cose. A volte anche la Chiesa scade in questo, la routine. La vita sacerdotale che diventa routine. Dio mi liberi, lo dico perché sono sacerdote. La vita matrimoniale, siete sposati voi, no io, che diventa una routine, Dio ci liberi. La vita professionale, qualunque essa sia, il medico, l'insegnante, l'avvocato, il giudice, ma anche il meccanico, il falegname, il netturbino. Se la vita diventa una routine, noi non proviamo più il gusto della vita cercando di fare sempre meglio quella che è la nostra professione, quello che è il nostro mestiere, quella che è la nostra missione e vocazione, la vita diventa piatta, e invece quanti acuti, quante cattedrali con le loro guglie, i loro pinnacoli, hanno saputo costruire persino crocifissi viventi, ammalati, trasfigurando e offrendo ogni giorno a Dio le loro pene di ogni giorno, per la salvezza del mondo, per i poveri peccatori, come disse la Madonna Fatima. Tante anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per esse. E alla fine come si riesce a uscire dalla routine? Come si riesce a staccarsi dallo scoglio e diventare delfini che respirano l'aria e poi si inabissano nuovamente nel mare? Come si diventa persone capaci di un continuo e costante progresso, una continua e costante crescita nella fede, nella speranza e nella carità, con lo Spirito Santo, con la capacità di vivere nello Spirito e lasciarsi permeare, invadere da questo Spirito Santo. E allora, come durante il battesimo, come durante la cresima, come durante soprattutto nelle ordinazioni sacerdotali con San Tommaso d'Aquino che compose questo inno, diciamo: vieni Spirito Santo, veni Creator Spiritus, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Siano lodati Gesù e Maria.